Hola amiche ed amici, tutti sempre davanti agli smartphone, ai PC, ai tablet, con la testa chinata in basso e il bavaglio sulla bocca per non sporcare gli schermi, e solo pochi che ammirano il creato in alto, col sole che abbacina e guarisce il corpo, in un cielo però corrotto da un velo pietoso, voluto da chi vuole sottomettere l'uomo e rubare la sua anima. Dovete sapere che diversi anni fa, quando una carissima amica mi ha parlato di scie chimiche, ho immediatamente sfoderato la mia superba conoscenza di indottrinato, smorzando subito i suoi dubbi. Come? Ma semplicemente elencandole il video con tutti i libri che dal 2002 retrocedendo fino al 1957 parlavano delle scie di condensazione degli aerei. The Book of Clouds di John E. Day del 2002, Atmosphere Peterson Field Guides del 1981, Clouds of the World di Richard Scorer del 1972, Clouds and Weather di R.K. Pillsbury del 1969, Cloud Studies in Color di Richard Scorer del 1963, A Color Guide to Clouds, sempre di Richard Scorer, del 1957, e Cloud Study di F. H. Ludlam, del 1957. Ovviamente le ho spiegato che quello che vedeva nel cielo si trattava delle trecce di Berenice, come questa. Ma mi sbagliavo, questa non è una treccia di Berenice. E tutti i libri che ho elencato prima dicono, meglio scrivono, più o meno sempre la stessa identica cosa, come questa che prendo dal libro A Color Guide to Clouds di Richard Scorer del 1963. Le scie di condensazione, abbreviazione di scie di condensazione degli aerei, persistono quando si formano a una temperatura sufficientemente bassa da congelarsi prima di evaporare. Poi, a causa dei diversi venti a diversi livelli, possono anche diffondersi nel cielo per formare uno strato di cirri artificiali. A volte l'aria è sufficientemente secca perché la nuvola di ghiaccio evapori in circa 10 minuti, ma spesso può durare per diverse ore. Ma le foto che mostrano non sono come quelle che vediamo nei cieli oggigiorno. 2002, The Book of Clouds, osservate il cielo blu. Oggi. Clouds of the World del 1972, cieli azzurri e scie ben definite. Oggi. Cloud Studies in Color del 1957. Osservate scie strette che non si diffondono in larghezza. Oggi. A Color Guide to Clouds del 1963, a pagina 45. La prima immagine in alto non è una scia di condensazione e quella in basso rimane stretta e nitida. Osservate oggi. Questo secondo voi si tratta delle trecce di Berenice? E questo aereo riesce a fare la treccia di Berenice su una sola ala? A disposizione avete una fornita playlist con tantissime evidenze dove affermano che stanno facendo esperimenti, come qui, ad esempio. E poi l'altro aspetto è che siamo al centro di un esperimento planetario, chiamiamolo così, un esperimento di cambiamento del clima, del quale non sappiamo ancora quali saranno gli effetti nel lungo periodo. PS. Ma gli aerei militari e quelli che non si vedono?
buone ricerche. Dino.